Stand informativi, consigli medici, misurazione della pressione e socialità per una manifestazione unica. Sono gli ingredienti della Camminata in Rosa, svoltasi domenica mattina in piazza 20 settembre a Fano. Nonostante la pioggia, perché come hanno ribadito i rappresentanti delle associazioni, il tempo non ci fermerà mai, più di 300 persone si sono date appuntamento sotto i portici del teatro per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del tumore alla mammella. Il rosa è stato il colore predominante della mattinata, tra palloncini e pettorine che riportavano la scritta Ottobre in rosa. Un colore che da 32 anni in tutto il mondo è il simbolo delle donne, protagoniste assolute e speciali di questo mese. Dopo lo spettacolo delle ginnaste dell'Aurora Fano Ginnastica Ritmica, i partecipanti alla passeggiata non competitiva di 5 km si sono avviati lungo il percorso, che attraversa il lungomare per poi tornare al punto di partenza, in centro storico. Organizzatore dell'evento, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, in collaborazione con tante associazioni che contribuiscono con i loro contenuti ed esperienze ad affrontare una problematica che non ha confini. È andata benissimo, questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere a chi ci sta ascoltando, che il tumore non conosce, non distingue tra giorni di sole e giorni di pioggia. Il tumore quando arriva, arriva. E quello che conta è la determinazione. Non ci siamo lasciati spaventare da un tempo che prometteva pioggia e poi alla fine non l'ha fatta, perché vogliamo comunicare questo. Di fronte al tumore bisogna combattere, se si combatte insieme i risultati arrivano. Nei prossimi giorni tutte le associazioni che hanno partecipato, una ciascuna, andranno negli asili, nelle materne e porteranno i palloncini rosa ai bambini, in modo che i bambini, portandoli a casa, possano raccontare anche perché hanno portato il palloncino rosa. È un mese molto importante per la prevenzione del tumore al seno. Insieme possiamo veramente far prevenire questa malattia, che è curabile, e noi abbiamo un reparto d'eccellenza guidato dal dottor Magalotti nella nostra città. Quindi questa camminata, che comunque coinvolge tantissime famiglie, ho visto anche tantissimi bambini, persone disabili, quindi veramente unisce tutta la città. La prevenzione è un inno alla vita, alla forza di chi lotta. Una giornata di festa per tutti e di tutti. In questo mese di ottobre siamo impegnati, come le altre 106 associazioni provinciali in Italia, a fare queste campagne per sensibilizzare le donne a ricordarsi non solo di seguire corretti stili di vita, ma anche di fare lo screening, ma anche di fare i controlli. Noi ci rivolgiamo soprattutto alle donne giovani al di sotto dell'età dello screening, sotto i 44 anni, perché l'importante è non solo avere consapevolezza di che cosa sia il tumore al seno, ma anche consapevolezza di come si faccia l'autopalpazione, l'autoesame, che poche donne riescono a fare. Cerchiamo anche nelle visite che facciamo l'orientamento oncologico, perché molte donne non sanno di avere una familiarità o un'ereditarietà, e quindi cerchiamo per loro di costruire dei percorsi, o comunque segnaliamo al medico curante ciò che devono fare. Al termine della camminata a tutti i partecipanti è stata offerta una merenda a cura di Coldiretti di Pesaro Urbino.